Nella mia vita sono attanagliato da vari problemi. Per esempio, soffro dalla nascita di setto nasale deviato. Ho la gamba destra 2 cm più corta di quella sinistra e a lavoro non ho ricevuto un aumento dello stipendio negli ultimi 2 anni. Ma il mio problema più grande è che sono un cavolo di nerd geografico. Posso passare ore a ricercare informazioni su tutte le peculiarità geografiche più particolari: exclavi, enclavi, mappe fisiche, mappe politiche e chi più ne ha più ne metta. Così mi ritrovo spesso a leggere come passatempo articoli Wikipedia riguardanti le zone più remote al mondo. Una di queste zone è l'oblast di Magadan, situata nell'angolo più estremo della Siberia, che già di per sé è una zona alquanto inospitale nella sua interezza. Partire in missione segreta per la città di Magadan e così osservare la vita in un posto che si trova pressoché agli antipodi del paese da cui provengo era il mio sogno da tempo. Per cui, visto che mi trovavo nei paraggi, avevo deciso di provare a realizzare il mio sogno, anche se questo avrebbe significato percorrere oltre 1000 km sulla strada più pericolosa al mondo, attraverso la regione più fredda del pianeta. In questo video voglio proprio provare a raccontarvi la mia traversata della strada della Kalima in direzione Magadan. Una missione che sognavo di intraprendere fin da quando ero un piccolo tosetto che passava giornate intere sugli atlanti geografici di casa. ...71,2 gradi centigradi sotto lo zero è la temperatura più bassa che sia mai stata registrata qui a Oymyakon, nel punto abitato più freddo del pianeta. Siamo circa a metà strada fra Yakutsk e Magadan. Quello che abbiamo intenzione di fare oggi è continuare la nostra traversata via terra verso Magadan attraverso una delle strade più remote, più pericolose e più significative per quanto riguarda la sua storia al mondo. Raga, per oggi l'obiettivo è di arrivare fino al villaggio di Ust-Nera, perché ovviamente mancano 1500 km a Magadan. Vediamo com'è viaggiare fra due dei villaggi più remoti della Siberia. Per la prima parte del percorso sulla strada della Kalima fra Oymyakon e Ust-Nera avevo deciso di affidarmi ad una marshrutka locale. Se già le marshrutke classiche che si vedono tutte uguali da Chisinau a Vladivostok si sono ormai già elevate a leggenda, le marshrutke della Yakutia sono di un livello addirittura superiore, in quanto con il passare del tempo, in accordo con la teoria di Darwin, si sono evolute e si sono adattate per poter resistere alle temperature di queste zone che si aggirano d'inverno intorno ai meno 80 gradi centigradi. Grazie ai miei sublimi skills di contrattazione, il giorno prima ero riuscito a trattare con l'autista per convincerlo a riservarmi il posto davanti, in modo tale da poter godere appieno dei paesaggi della Kalima che sapevo sarebbero stati tanto inquietanti quanto spettacolari. Strada della Kalima, come vi dicevo in precedenza, è questa strada, questo pezzo di strada che porta da Yakutsk fino a Magadan e viceversa, ed è una delle strade più remote al mondo, tanto che passa attraverso 2 chilometri del nulla più assoluto. Guardate un po' qua, io sarò il primo italiano, se tutto va bene, se mai dovessi riuscire ad arrivare a Magadan vivo e vegeto, ad attraversare la Kalima in marshrutka, in un taxi condiviso. Questo perché non c'è alcun tipo di trasporto pubblico fra Yakutsk e Magadan sulla Kalima, quindi se volete viaggiare sulla Kalima o noleggiate un autista privato, il che costa un botto perché dovete essere in almeno 2 macchine nel caso una delle due si rompa, o fate come ho fatto io, il che è rischiosissimo perché se mai questa macchina si dovesse rompere non c'è segnale telefonico, il traffico è praticamente inesistente e con le temperature che ci sono fuori, meno 40, meno 50, congeleremmo in un'ora. In realtà non è solo il freddo a rendere così rischiosa una traversata della Kalima. C'erano effettivamente diversi modi in cui avrei potuto finire da recaio in questa mia missione. Queste zone sono così remote che secondo varie fonti online la strada della Kalima miette diverse vittime ogni anno
per diverse ragioni. Annegamenti, ipotermia, incidenti stradali, carestie, animali selvatici, incendi, criminalità impunita, intossicazione alcolica o encefalite virale da zecche. Ma secondo Wikipedia, la componente di rischio di pericoli molto gravi diminuisce di molto semplicemente preparandosi adeguatamente per l'impresa e, in secondo luogo, muovendosi in gruppi di almeno due mezzi pesanti che viaggiano insieme per la Kalimà. Ma questo non era assolutamente il mio caso, in quanto io mi fidavo ciecamente del mio taxi condiviso, che mi avrebbe dato l'occasione di muovermi sul percorso ghiacciato della Kalimà in compagnia della gente locale. E giusto perché siamo su un taxi condiviso, ogni tanto dobbiamo fermarci in alcuni dei villaggi sulla Kalimà verso Usnera e dobbiamo tirar su altri passeggeri, vero? In alcuni dei 3 o 4 villaggi che ci sono sulla Kalimà, sulla strada verso Usnera. Равно Kalimà, как ну страст Kalimà трасса. Очень интересная история. У нас в Италии такие дороги нету. Тут просто много километров, тайга. Да, машины нету вообще. Интересно. Тут попадешь в такие морозы ночью в поломку, можешь и остаться там надолго. Я просто перед этим видел, как-то ехали тоже с Якутска в Магадан и попали ночью, сломались посередине трассы. И двое, короче, замерзли. Il viaggio da Oimiakon ad Usnera sarebbe dovuto durare circa 8 ore, quindi il piano sarebbe stato quello di fermarsi per la notte ad Usnera e poi ripartire per Magadan il giorno successivo. Si trattava di 428 km di strada con temperature che variavano costantemente con l'altitudine e passando su ghiaccio e neve che paradossalmente rendevano la strada della Kalimà più facile da percorrere in inverno che non in estate, semplicemente perché la neve andava a tappare tutte le buche disseminate per la strada. La Kalimà è talmente remota che è obbligatorio fermarsi a fare benzina ogni qualvolta se ne ha l'occasione. Questo perché non si sa mai quando potrebbe essere la stazione di carburante successiva, potrebbe trovarsi dopo 500 km. Un po' come succede nell'outback australiano, dove ti dicono sempre di portarti benzina in più addosso giusto per non rischiare, solo che nell'outback australiano al massimo ti accampi lì e aspetti con calma i soccorsi. Qui sulla Kalimà, se rimani bloccato tempo un'ora e arrivano già gli orsi e i lupi che ti sbranano come se fossi un fior di fragola. Ed ecco che dopo aver percorso le prime 2 ore del tragitto sul tratto più vecchio della Kalimà, siamo arrivati sulla parte della strada che era un po' più nuova e un pelino più trafficata, ma non per questo meno pericolosa. Ed è proprio qui che abbiamo trovato il primo benzinaio della giornata, dove abbiamo così fatto sosta presso il villaggio semiabbandonato nato di Kyubeme, in concomitanza con il caffè Cuba. E vediamo qua che sta facendo sempre più caldo, siamo a meno 31 adesso, siamo quasi sui meno 20, ma del resto d'ora in poi diventerà sempre più caldo man mano che ci avviciniamo a Magadan, questo perché ci stiamo allo stesso tempo avvicinando verso il mare, verso l'Oceano Pacifico, o meglio verso il mare di Akhotsk. Oserei dire che il peggio è passato, meno 50 come l'abbiamo trovato a Oimiakon non dovremmo più trovarlo d'ora in poi. Piccolo aggiornamento, sono le 4 del pomeriggio e spero vivamente che il sistema copyright di YouTube non riconosca le canzoni orrende che ha nella playlist l'autista. Spero che le canzoni siano coperte dal rumore delle vibrazioni, mamma mia quante buche per questa strada, che figata. Comunque abbiamo appena passato un cartello che diceva 150 km per Ustniera, quindi siamo già quasi arrivati a destinazione, mamma mia queste 5 ore che abbiamo passato per strada
sono volate, vi giuro, tutto tranquillo, specialmente in paragone con le 22 ore che ho passato sul bus per Oymyakon. Oh, ancora gli incubi per quanto ero scomodo lì. Devo ammettere che nonostante la pericolosità e i rischi collegati a viaggiare su una strada del genere, mi è capitato di tanto in tanto di assopirmi per qualche minuto, anche in virtù del bel calduccio che c'era all'interno della marshrutka. Inoltre, a dire il vero, in realtà era facile dimenticarsi del passato sinistro della strada della Kalima, per la cui costruzione morirono quasi 200.000 prigionieri dei gulag della zona. Proprio perché, man mano che ci avvicinavamo ad Usniera, era anche il sole ad avvicinarsi verso la linea dell'orizzonte, illuminando con una sfumatura di colori fantastici i paesaggi della Kalima. Ma bastava incrociare qualche veicolo fermo per strada che semplicemente non aveva retto allo sforzo che gli era stato richiesto per tornare alla realtà e per ricordarsi e per non dimenticarsi dei pericoli della Kalima. Abbiamo appena passato un camion che si è guastato, e quello che succede quando ti si guasta il veicolo è che non riuscirai mai più a rianimarlo prima della primavera. Una volta che il veicolo è congelato, morto, fermo in mezzo alla strada, non lo si riprende più fino a quando le temperature non risalgono. Nel frattempo ci stiamo avvicinando sempre più a Ustnera e devo dire che i colori del cielo sulla Kalima mentre il sole sta tramontando sono assolutamente fantastici e sono probabilmente una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia. Oh, questo posto fa troppo paura, c'è pochissima illuminazione per le strade, c'è una nebbia che manco in Valpadana. E così siamo arrivati a Ustnera e ci sono un paio di cose che voglio visitare qui a Ustnera e che ho sempre voluto visitare fin da quando da bambino ho deciso che il mio sogno sarebbe stato di venire qui a Ustnera. Prima di tutto c'è una delle statue di Lenin più remote al mondo e in secondo luogo c'è un aeroporto fighissimo con tipo un volo per Yakutsk alla settimana, sovietico, vecchissimo, poco lontano qui da Ustnera, e vorrei andare a visitarlo. E dulcis in fundo, dobbiamo trovare un passaggio, un mezzo di trasporto per continuare verso Magadan. Però a quello ci penseremo domani, perché ovviamente è praticamente ora di andare a letto adesso. L'autista della marshrutka mi ha lasciato qui perché mi ha detto che qui c'è un hotel dove posso passare la notte ed è quello che farò. E domattina andrò a fare un giro e a porre i miei omaggi alla città di Ustnera, popolazione 5.000 abitanti. Raga, vi faccio vedere un po' la mia camera d'hotel qui a Ustniera, nel mezzo al nulla più assoluto della Yakutia. Ci metterò pochissimo perché non c'è un cavolo da mostrare, piccolissima. Il materasso così sembra così comodo ed è comunque più spaziosa delle camere d'albergo di EasyJet. Abbiamo qui l'armadio dove possiamo appendere il nostro giaccone. Abbiamo qui una fotografia di un paesaggio innevato e completamente congelato. Come se non ne avessimo visti abbastanza di questi oggi, vero? E poi qui c'è la mia cosa preferita, la lista di tutte le cose, di tutti gli oggetti che si trovano qui dentro l'hotel, e c'è il prezzo di fianco. Questo significa che se mai dovessimo andare a rubare o rompere più semplicemente qualcosa degli oggetti presenti in questa lista qui, andremo a pagare una multa di, vediamo un po', prendiamo per esempio cravatte, il letto. Se mai dovessimo rompere il letto andremo a pagare 15.000 rubli, che sono tipo 170 euro. Se mai dovessimo rompere stuglia, le sedie che probabilmente si trovano in cucina, sono 2.000 rubli, circa 25 euro. E se mai dovessimo rompere la finestra, vediamo un po' qua, Akna, ci sono 7 finestre in tutto l'hotel e l'una viene per 7.000 rubli. Quindi se mai dovessimo rompere queste finestre qui, oltre a morire di freddo stanotte perché la temperatura sarà fra i meno 40 e i meno 50 gradi sotto zero, andremo pure a pagare 80 euro di multa. Wow. Allora, mentre aspetto che mi si cuociano i pelmeni, direi che posso mostrarvi un attimo le aree in comune di questa guest house, che sono fantastiche. Guardate un po' qua, una cucina perfetta con un po' di TV che dà film strani russi, giusto per il tuo, per il nostro intrattenimento. Andiamo di qua, abbiamo una lavatrice, perfetto. Qua abbiamo la toilette, riaccendiamo la luce, toilette con il cesso
che è separato dalla doccia e dalla vasca che si trova in questa stanza. Wow, perfetto! E tutto questo per 1500 rubli, una ventina di euro. Perfetto, vero? In realtà non avevo molto tempo per rilassarmi quella sera, ovviamente il tempo per mangiare i pelmieni li avevo, ma dovevo già pensare alle mie prossime mosse. Dovevo ricercare altre marsciutche per poi proseguire in direzione Magadan il giorno successivo. La mia intenzione per il giorno dopo era quella di arrivare al villaggio semi-abbandonato di Susuman, una città mineraria a 600 km da Usniera. Ma in realtà di tempo per fare ricerche mentre mangiavo non ne ho avuto, in quanto c'era una teen mom yakuta che era alquanto confusa nel vedere un italiano in carne ed ossa nell'hotel dove lei era solita alloggiare con il marito che lavorava nelle miniere d'oro attorno ad Usniera. Слава богу, сегодня утром был минус 50. Я хотел чувствовать, как реальный холод. Ты почувствовал, да? Да. E poi, colpo di scena, mi è stato chiesto di esportare un po' di cultura culinaria anche in queste zone. Carbonara, Ljubice. Carbonara, Ljubice. Da, saglasen. Saglasen. No, parmesan, sami хороший, no. Da, degli carbonari, вообще, сливки. Нас во всех ресторанах так готовят. Да, я знаю. Да, я знаю, я знаю. Но не только в России, в Англии тоже. Я всю жизнь думала, сливки только нужны. Al momento della mia laurea presso l'Università degli Studi di Trieste, dove avevo studiato russo per 3 anni, immaginavo che avrei poi lavorato come interprete nelle più importanti istituzioni europee, contribuendo a salvaguardare la pace nel mondo, collaborando con i diplomatici più di spicco nella scena internazionale. E invece, qualche anno più tardi, eccomi qui a sfruttare il fatto che sappia il russo per spiegare ad una tizia yakuta random in culo al mondo come fare la carbonara. Poi tu комнату, потому что хочу гулять рано утром, панере, а потом выезжаю уже. Ну, зато запомните меня на всю жизнь, будете вспоминать, было. Oh, sempre così, sentono il mio accento quando parlo russo, mi chiedono da dove vieni, mi dicono, oh, Italia, dai, parliamo un po', che bello. Comunque, sono riuscito a trovare su internet il numero di un tizio a caso che a quanto pare un paio di volte a settimana va da Usniera fino al villaggio di Susuman. Susuman è a metà strada fra Usniera e Magadan, quindi penso che da qui a Magadan posso tranquillamente andarci in 2 giorni. Devo continuare sulla Kalima fino a Susuman e dopo, fra 2 giorni, dopodomani, continuerò verso Magadan. Devo fare uno squillo a questo tizio, vedere se mi risponde e vedere se effettivamente può portarmi fino a Susuman domani. Vediamo. Здравствуйте. Да, если можете завтра в Сусуман, я гуляю по Нере, я хочу посмотреть достопримечательности города здесь, Уснере, все равно. Поэтому, да, хочу посмотреть Ленин, аэропорт, все достопримечательности вашего города. Che giornata piena di soddisfazioni, vero? Siamo arrivati a Уснера. Allora, in teoria, dovrei essere riuscito a trovare qualcuno che mi può portare fino a Susuman domani su un taxi condiviso, su una marsciutka. A questo punto, vedete, arriverò fino a Magadan in una marsciutka. Il primo italiano a fare la traversata da Yakutsk a Magadan in marsciutka sarò io. Che sensazione. Comunque, il tizio dovrebbe passare a prendermi verso l'ora di pranzo, verso le 12. Quindi dovrò comunque svegliarmi presto se voglio andare a fare una passeggiata per i luoghi più significativi di Usniera e fare un po' di foto alle cose più fighe che riusciamo a trovare. Ci vediamo domani, andiamo a Susuman, voi venite con me. Cheers, thank you and bye dalla Kalima. Pilmieni per pranzo, pilmieni per cena e pilmieni per colazione. Pilmieni way of life. Sono meno 48 gradi centigradi sotto lo zero fuori da qui e stiamo facendo colazione. Adesso sono le 8:30. Avrei voluto alzarmi prima, però semplicemente non ce l'ho fatta perché ero troppo stanco. Quindi direi che faccio colazione in maniera molto veloce. Dopo vado a fare un giro su Ulica Lenina, la strada principale di Usniera. Faccio un paio di foto e vediamo che succede.
Sono estremamente orgoglioso di annunciare che sto diventando ufficialmente il primo italiano a fare un vlog qui a Ust-Niera, nel mezzo del nulla più assoluto. Sto villaggio è così inquietante, non c'è nessuno per strada. Ust-Niera, come la maggior parte dei punti abitati e dei villaggi intorno alla Kalima, fu fondata negli anni 30. Questo perché era proprio negli anni 30 che vennero istituiti i vari gulag intorno alla regione della Kalima. E i gulag della Kalima erano conosciuti come i più duri e ardui dell'intera Unione Sovietica, giusto ovviamente per via delle incredibili condizioni climatiche. Il compito principale dei prigionieri della Kalima era quello ovviamente di costruire la strada della Kalima, quella su cui stiamo viaggiando oggi in questi giorni, per andare da Yakutsk fino a Magadan. E ovviamente immaginate quante persone hanno perso la vita a costruire una strada del genere in condizioni meteo del genere, sia in estate che in inverno. Nel frattempo, giusto di fronte al memorial dedicato alla grande guerra patriottica, come la chiamano i russi, la seconda guerra mondiale, c'è la strada principale di Ust-Niera. Siete pronti, raga? Vi presento Ulica Lenin, via Lenin. Ed è proprio qui che, secondo i miei calcoli, secondo le mie stime, dovrebbe trovarsi la statua di Lenin di Ust-Niera. Una delle statue di Lenin più remote al mondo e una statua di Lenin che voglio assolutamente andare a vedere. Allora, prima di venire qui stavo facendo un po' di ricerca su internet riguardo Ust-Niera. C'è veramente poca roba, fidatevi. Ma sono riuscito a trovare un commento su un forum che parlava di come la statua di Lenin di Ust-Niera fosse un po' nascosta. Non c'è una piazza Lenin gigante come accade di solito nelle grandi città, ma la statua di Lenin dovrebbe essere un monumento piccolo piccolo che si trova dentro un playground, un campetto di giochi per bambini da qualche parte. E qui effettivamente sembra che ci sia l'entrata per un parco giochi per bambini. Quindi vediamo se siamo sul posto giusto. Andiamo alla ricerca di una delle statue di Lenin più remote al mondo. Oh wow, un piccolo Lenin argentato che poggia su un piedistallo qui, in questo parco giochi che sembra essere alquanto in disuso. Non lo so, magari d'estate viene utilizzato, magari d'estate i due bambini che vivono in tutta Ust-Niera escono di casa e vengono qui a giocare e giocano dinanzi agli occhi ben attenti di Vladimir Lenin. Wow. Raga, forse voi non vi rendete conto di quanto sia difficile vloggare in queste temperature. Questa adesso è completamente andata, è tutta bagnata e non riuscirò più a riutilizzarla prima di domani, probabilmente. E questo perché semplicemente si era riempita di ghiaccio mentre ero fuori. E dopo sono entrato qui per prelevare un po' di cash, perché devo pagare il tizio che mi porta su Sumani in cash ed è un disastro. Ogni volta che tiro fuori il cellulare per fare un paio di Instagram stories, la batteria muore dopo 20 secondi. La batteria della mia videocamera muore anch'essa ogni 2 minuti e devo sempre cambiarla. E soprattutto ogni volta che tiro fuori il cellulare o qualsiasi tipo di cosa dalle tasche, le mani fanno un male cane perché congelano dopo 2 secondi. E come se non bastasse, anche la plastica dei miei stivali secondo me congela. Questi stivali qui, anche se sembrano adatti per queste temperature, non lo sono affatto. Li ho comprati a Mosca e non avrei dovuto, avrei dovuto aspettare di venire qui. Mentre ero nell'unico ufficio bancario di Ust-Niera, mi ha chiamato l'autista della marsciutka che avrebbe dovuto portarmi verso Susuman. È stato fortunato a beccarmi proprio quando ero all'interno di un edificio, perché se fossi stato fuori, col cavolo che sarei riuscito a rispondere al cellulare con meno 45 gradi centigradi. E mi ha comunicato che sarebbe passato a prendermi prima del previsto, quindi mi ha chiesto dov'ero e dopo 2 minuti si era già presentato. Ed ebbi molto piacere a fare la conoscenza di Vasili. Davide. David. Da. David. Ciao, хорошо. Там ты плеешь, здесь или как? Одинаково. О, хорошо. Давай сюда или вперед. Можно вперед? Да, можно, только сумку сюда. Да, да, да. Давай быстрее, это холодно. Холодно. Let's go. Ремешок. Да, 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 да. Давай. Да, обязательно. Обязательно вот пока подвезу уже встретим гаишников. А, есть в городе? Здесь, да, просто держи руками вот сюда и все. Ты держи вот так. Okay. Да, да. Okay. Пока выйдем, потом не надо будет. Эй,
così la nostra visita, la nostra escursione per Usniera è durata un po' meno del previsto. Primo perché fa un freddo cane e la batteria della mia videocamera, come ho detto, durava 30 secondi e stop. E numero due, mi ha chiamato l'autista della marshutka del bus e mi ha detto che saremmo partiti per Susuman prima del previsto. Quindi stiamo facendo benzina, stiamo facendo rifornimento qui nella periferia di Usniera e fra pochi minuti ci dirigeremo verso Susuman. Да, да, я гулял чуть-чуть, памятник посмотрел. Ленина, ну не больше не получилось, просто холодно, батарейки, камеры умирают сразу. Люди веселые, да-да-да. Ну, а если еще налить 100 грамм, то еще веселее будут. Beh, che dire, a quanto pare sembrava fin da subito che avremmo avuto divertimento assicurato per l'intero tragitto da Usniera a Susuman. La distanza da Usniera alla città mineraria di Susuman era di circa 500 km, quindi ci avremmo impiegato circa 8 ore con l'arrivo previsto al tramonto. Снимай тут, так люди жили, живут и будут жить. Там не больше не живут, наверное. Это Ленин сказал. А Ленин сказал? Ленин сказал, что антихрист тот. К сожалению, я не знаю афоризмы Ленина. Поехали. Едем. Это уже Калимская трасса? Это Калимская трасса. Хорошо. Да. Eccolo qua, il classico monumento che si trova in entrata e in uscita da ogni villaggio sovietico. E siamo ufficialmente usciti da Usniera, direzione Susuman. Дорогу так держаться или как? Нет, все, можно выбросить. Не надо? Окей. Я тоже сейчас. Окей. Как полицейский только в городе? Только в поселке, да. Раньше было хорошие полицейские, сейчас плохие полицейские. Окей. Kalima Highway, l'autostrada della Kalima, ma in verità è solo una strada sterrata per 2000 km che è larga a malapena per due veicoli allo stesso tempo. Они устроили во время гулага, да? Это зэки строили дорогу. Да. Здесь дорога называется на костях. Потому что хранить тогда некогда было. И негде было, и человек с тачкой идет, ага. Упал, блядь, сверху другая тачка, и все. E così mi ritrovavo a passare un'altra giornata ad ammirare dal finestrino i fantastici paesaggi della Kalima. Per me questa era un'emozione unica, mentre per i miei compagni di viaggio era probabilmente un'esperienza a cui erano ormai abituati. I pensieri dei pericoli della strada diventavano sempre più comuni in proporzione al tempo che l'autista passava parlando allegramente al telefono nei rari momenti in cui c'era segnale, o fumando tranquillamente mezzo pacchetto di sigarette ogni ora rigorosamente all'interno del veicolo. E tutto questo, come potete vincere dalla mia espressione facciale, non faceva altro che aumentare a dismisura la mia preoccupazione, che era ormai over 9000. Ma era solo un po' più tardi che mi sarei imbattuto nella sorpresa più grande del viaggio, quando dopo due ore dalla partenza da Usniera e sempre più vicini al confine con l'oblast di Magadan, abbiamo scorto qualcosa di insolito. Wow, guardate un po' qua che strada, c'è un casino assurdo con tutte le vibrazioni che ci sono. Adesso qua chi c'è? Non spressi qui, dai, ascolti. Ci dai un altro. Ne. Ascolti. Я куда тебе? Ну, в сторону Магадана, хоть до Куда? Куда? В сторону Магадана, хоть до Куда? Присаживайся. Делаем доброе дело. Wow, abbiamo appena tirato su un autostoppista, che è quello che avrei voluto fare io, l'autostop sulla Kalima. Wow, povero tizio, chissà quanto ha aspettato sul ciglio della strada in meno 40, meno 50. A scuola budet granizza Yakutia Magadan Oblast? Через 50 км. Это сейчас поселок будет. Да? Пойдем покушаем. Здесь столовая работает. А, хорошо.
Allora, ci siamo appena fermati qui con il nostro minibus, con la nostra marshrutka che vediamo parcheggiata qui sul ciglio della strada, qui nel villaggio di Artik, non lontano dal confine fra la Repubblica di Sakha Yakutia e la Oblast di Magadan. Ci siamo fermati qui perché dobbiamo mangiare, dobbiamo pranzare e ci dovrebbe essere un caffè, un ristorante, una stalovaia qui da qualche parte, magari dietro questo edificio qui. E direi che il tempismo è perfetto perché stavo proprio cominciando ad avere un po' di fame. Здравствуйте, плов есть, да? А, нет, а тогда полен курин с картофелем. Хлеб нужен? Ah, da, spasiba. E così sto pranzando nel luogo più remoto dove abbia mai mangiato in vita mia. Un po' di patate, coscia di pollo e via, di nuovo verso Susuman. In realtà, quando Vassili, il nostro autista, ci ha detto che ci saremmo fermati in una stalovaia, in un caffè, qui, nel villaggio di Artik, pensavo che intendesse questo, perché c'è scritto caffè. E dopo c'è il nome del bar, del caffè, che non riesco a leggere. Però, per fortuna, siamo passati oltre e alla fine l'edificio, il caffè dove abbiamo appena pranzato è questo qui. E ovviamente questa ha un'apparenza molto migliore, vero? Allora, per tutti voi Geo Nerds, siamo appena entrati nella Oblast di Magadan. Abbiamo appena passato il confine fra la Repubblica di Sakha Yakutia e l'Oblast di Magadan. Che viaggio, raga! Pensate che la Yakutia è grande tanto quanto l'India. La superficie della Yakutia è quella più grande fra tutti i soggetti federali della Russia e noi l'abbiamo attraversata nella sua interezza. Siamo entrati da sud in treno qualche giorno fa e adesso stiamo uscendo dalla Yakutia verso l'Oblast di Magadan. Wow, che impresa titanica, raga! Nel frattempo è così che si sorpassa sulla Kalima. Ci stiamo avvicinando al tramonto qui sulla Kalima. Abbiamo perso un'ora, in quanto c'è un'ora di differenza di fuso orario fra la Yakutia e l'Oblast di Magadan. E giusto due minuti fa siamo appena passati dal villaggio di Kadikchan, che in realtà è un villaggio abbastanza famoso fra noi viaggiatori del Far East, in quanto è completamente abbandonato. Non sono riuscito a filmarlo per bene perché si trova a un paio di chilometri dalla strada, ma è un villaggio, o meglio una cittadina, che fino alla caduta dell'Unione Sovietica aveva 20.000 persone che ci vivevano. La popolazione si era stabilita lì per via delle miniere d'oro e di carbone, ma in seguito al collasso dell'Unione Sovietica la popolazione ha completamente abbandonato la ghost town di Kadikchan e adesso rimane semplicemente qui, abbandonata, non lontano dalla Kalima, in memoria dei tempi che furono. Siamo fermati qui in mezzo al nulla giusto perché un paio di persone dovevano fare pipì. L'autista voleva fumare, non so perché non ha fumato dentro come ha fatto per le scorse 4 ore. E siamo all'entrata di un altro villaggio abbandonato, Kiedrovei, qui sulla Kalima, dove c'è una piccola stazione di sosta, dove ci sono anche un paio di camionisti che decidono di fare pipì qua. E wow, che paesaggio, raga, guardate un po'. Questa è la superficie della Kalima, ghiaccio puro, quasi permafrost, ghiaccio che si scioglierà solo ad aprile, a maggio, quando le temperature torneranno ad essere sopra lo zero. Опасно фростбайт, когда холодно. Конечно опасно, надо одеваться. Mancano solo 67 km alla nostra destinazione per oggi, Susuman. E ancora 700 per Magadan. Ma per Magadan ci penseremo domani. Не бойся. Не бойся. Не боюсь. Все, не боюсь.
Allora, siamo arrivati a Susuman, dobbiamo solo fare il rifornimento perché dopo Vasili continuerà verso Magadan. Quindi dobbiamo cercare se c'è posto in hotel per me. Nel frattempo qui abbiamo parcheggiato in salita, non c'è il freno a mano, quindi sono dovuto salire sul posto del guidatore e sto tenendo il freno con il mio piede destro in questo momento. Adesso potrei partire e arrivare fino a Magadan da solo, vero? Vieni in Bayus, presta Vitali, gli va giù macchina Rasmier Pallavinait. Arrivati a Susuman, la mia missione principale era quella di trovare un hotel dove passare la notte prima di ripartire poi per Magadan il giorno successivo. In realtà a Susuman c'era un solo hotel e io pensavo che sarebbe stato facile trovare posto lì, ma Vasili a quanto pare non era della stessa opinione e mi ha redarguito per il mio ottimismo. Хто поедет в Сусуман? Почему? Тут все поедут в Сусуман. Да? Тут ребята работают, здесь золото добывают. Что? Хорошо. Ну, посмотрим. Ты все равно какой-то партизан, что ты думаешь, так что ли? Ну, посмотрим. А если что, поеду в Магадан с вами, что могу сделать. Я не знаю, там, не знаю. Дай бог, если ты хочешь посмотреть Сусуман. А сколько еще до Магадана, если что? Сколько часов? Ой, один бог знает, я не знаю. А, окей. Я знаю дорогу только. Окей. Quella che i susumanesi, o susumaniani forse, chiamano hotel, è in realtà una catapecchia sovietica che non è mai stata restaurata dai tempi di Brezhnev. Però io ormai ero lì, alternative non ne avevo, per cui sono comunque entrato ad investigare le tariffe e le camere disponibili. Allora, ho detto di andare qua al secondo piano e vedere se hanno posto per me. Ma dove cazzo sono finito? Вас место на сутки сегодня есть? А, у меня иностранный паспорт. Все нормально, да? Опа, почему опа? La cosa strana è che quando ho detto di essere italiano, la receptionist si è presa male di brutto e mi ha detto che avrebbe dovuto fare una telefonata. Ha preso in mano il telefono e ha chiamato quella che pensavo fosse la proprietaria dell'hotel, che ha poi voluto parlare con me direttamente. Здравствуйте. Non avevo ben capito quale fosse il problema, però per fortuna le mie skills di contrattazione mi sono tornate buone ancora una volta e sono riuscito a fare colpo sulla tizia al telefono che mi ha acconsentito umilmente di soggiornare nel suo hotel. Tu sei никогда не был итальянцев здесь? Ну пока я здесь работаю, не было. Хорошо, увидимся тогда. Место есть? Есть, хорошо. Да, да, они не уверена была, что иностранцы могут там. Она сказала, что надо поехать в миграционную службу завтра или что, не знаю. Скажу до свидания ребятам. Скажи. Ребята, спасибо за компанию, удачи всем, хорошо? Я также. Да, до свидания. Wow, questa camera d'hotel potrebbe essere l'emblema del rapporto qualità-prezzo più schifoso che abbia mai visto. Voglio dire, per me non è un problema stare in camere d'hotel che sono così, nessun problema. Però quello che è un problema è pagare 4.000 rubli per una camera del genere, quasi 50 euro, ma vi immaginate? Almeno non posso lamentarmi del fatto che in realtà c'è tutto quello che mi serve. C'è un frigo, c'è un microonde, sono appena andato a fare un po' di spesa, quindi ho la mia cena qui dentro, ho una teiera, un boiler, un chiny, che almeno abbiamo il bagno in camera. Una bella vasca, dei bei tappetini sovietici, abbiamo pure degli asciugamani, wow, fantastico. Quello che manca secondo me è il bagno schiuma. Abbiamo un po' di sapone? Sì, abbiamo questa barretta di sapone qui, vabbè, meglio di niente. E così raga, qui passerò la mia ultima notte sulla Kalima, in quanto domani, dita incrociate, spero di riuscire a trovare un passaggio per Magadan. E questa è la mia cena. L'ultima cena.
qui sulla Kalima. La prima cosa che dovremo fare domani sarà prendere il biglietto per una marshrutka che va verso Magadan. E sinceramente spero che la partenza non sia prevista prima del primo pomeriggio, perché penso di aver bisogno di un paio d'ore per fare una passeggiata intorno a Susuman, fare un po' di foto alle località turistiche principali della leggendaria cittadina di Susuman. E a dire il vero, alle 9 della mattina domani ho un appuntamento presso la stazione di polizia, perché la padrona di questo hotel vuole portarmi lì, dove c'è l'ufficio immigrazione, perché vuole... non so perché voglia portarmi lì. Penso che voglia verificare che è tutto a posto con il mio passaporto e con il mio visto. Dovrebbe essere tutto a posto, spero. E nel frattempo sì, stasera mi riposo, faccio una bella doccia e noi ci vediamo domattina. Saluti e buonanotte da Susuman. Ciao.